Ciao a tutti, allora dopo due voli sono finalmente riuscito a tornare in Sicilia per passare l'estate, ma purtroppo non è del tutto una vacanza perché devo ancora studiare. E in questo video vi mostro una mia tipica giornata di studio e produttività durante la sessione estiva. Per adesso mi sveglio sempre intorno alle 6, senza neanche la sveglia, mi basta la luce del sole, mi lavo la faccia e preparo il caffè. Oggi una super colazione con un caffè e una fetta di torta ricotta e pistacchio, veramente buona, non c'è un modo migliore per iniziare la giornata. Mentre faccio colazione guardo il telegiornale e una volta finita torno nella mia camera. Mi cambio e in questo intervallo di tempo cerco di leggere. Per adesso è l'unico momento della giornata che riesco a dedicare alla lettura ed è un momento rilassante che mi prepara ad affrontare l'intensa giornata di studio. Per adesso sto leggendo Addio alle armi di Hemingway e mi sta coinvolgendo veramente tanto, ve lo consiglio. Con la lettura sono molto flessibile, posso leggere 10 pagine come 50, dipende un po' dalla giornata. Successivamente prendo il telefono ed inizio a spulciare email, commenti, messaggi su Instagram, cercando di rispondere a tutti. Adesso vi mostro più nel dettaglio la mia postazione studio, come vedete ho una scrivania immensa. È un po' disordinata, ci poggio il portatile, quaderni e altre cianfrusaglie, tipo questa spilla da balia gigante, e ho preso il vizio di giocarci mentre studio come antistress. Comunque intorno alle 7:30-8 comincio a studiare, ormai mi manca da dare l'ultimo esame, che è anche il più complesso da preparare, cioè calcolo delle probabilità, e mancano pochi giorni all'esame, infatti ho già finito tutto il programma e ora mi manca il lavoro di ripasso degli innumerevoli teoremi con annesse dimostrazioni e la pratica sugli esercizi. Come prima attività inizio a ripetere tutti i teoremi principali con annesse dimostrazioni. Scelgo un teorema, lo enuncio e poi scrivo i vari calcoli per dimostrare il risultato. Successivamente, tramite la dispensa, vedo se ho fatto bene e se sbaglio qualcosa me lo segno, in modo tale da definire i miei punti deboli, così poi successivamente mi dedico solo a quei punti carenti. Quando inizio a studiare, essendo ancora presto, c'è ancora fresco e riesco a lavorare con la finestra aperta, ma poi verso le 9 inizia a fare un caldo insopportabile e sono costretto ad accendere il condizionatore. È veramente una fortuna averlo, perché studiare con 35 gradi è veramente una sofferenza. Una volta conclusa questa prima parte di ripasso, faccio una pausa da 10 minuti e faccio una merenda con della frutta ed un bicchiere di spuma ghiacciata, buonissima. Finita la pausa, inizio a scrivere sui post-it tutti i miei punti deboli definiti dal ripasso di prima e trovo molto utile attaccare i vari post-it per la stanza per ricordare formule complicate che non mi entrano in testa. Finita questa attività, comincio a fare degli esercizi e inizio nello specifico a lavorare direttamente sui temi d'esame. Per farne un intero ci vuole un bel po', però sono ottimi perché mi aiutano a fare un ripasso completo comprendendo tutti gli argomenti della materia. Finito il tema d'esame, mi cambio al volo e mi dirigo in palestra ad allenarmi. La trovo veramente utile per scaricare la tensione causata dallo studio, infatti non riesco a farne proprio a meno perché personalmente mi fa essere più attivo e produttivo. Tornato a casa mi faccio la doccia e fortunatamente, vivendo adesso con i miei genitori, non cucino sempre, ma a volte trovo già tutto pronto. Dopo pranzo torno nella mia stanza e o mi faccio un sonnellino da 30 minuti oppure, come in questo caso, guardo qualcosa su Netflix. E nella seconda parte di studio lavoro sui miei punti carenti, cioè quelli segnalati dal ripasso generale di stamattina. In questo caso ho rivisto tutta la sezione dedicata alle variabili casuali bivariate che non avevo capito bene. Essendo un programma vasto non riesco a ripetere tutto ogni volta, ma cerco di dare più attenzione alle parti che non ho compreso appieno, per cercare di tappare questi buchi del programma. Successivamente, dopo una pausa da 10 minuti, ho fatto un altro tema d'esame ed avendo beccato degli esercizi più complicati ho impiegato 2 orette per capire e fare tutto. Dopo le 5 del pomeriggio mi reputo soddisfatto della giornata di studio, anche perché comincio volontariamente presto per poi finire prima ed avere qualche ora del pomeriggio per uscire o magari andare al mare e rilassarmi dopo la giornata intensa di studio.
Detto questo, vi chiedo anche di considerare l'iscrizione per evitare di perdervi i nuovi contenuti che vi possono essere utili e interessanti, e io concludo la mia giornata con una bella pizza, e con questa pizza io vi saluto e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.